Il paradiso delle signore, una telespettatrice, Milano. L'aria non era così frizzante. La soap Il paradiso delle signore prosegue la propria messa in onda televisiva su Rai 1. Non mancano, tuttavia, le polemiche di alcuni spettatori che criticano degli aspetti della fiction. È accaduto di recente sul settimanale Nuovo TV. Una telespettatrice in una lettera ha criticato le trame della soap opera di Rai 1 che, a suo dire, non rispecchierebbero la realtà milanese degli anni 60. Il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha risposto alla polemica mostrandosi in totale disaccordo con la lettrice, definendo quegli anni, al contrario, effervescenti. Nelle scorse ore le vicende descritte nella fiction Daily di Rai 1 sono state giudicate finte da una donna che ha vissuto nella Milano degli anni 60 e che ha scritto alla rivista Nuovo TV. Nel dettaglio, è stata pubblicato nella pagina dedicata alla rubrica La posta di Alessandro Cecchi Paone il messaggio di una telespettatrice che ha voluto criticare la soap. A Milano la vita non era così frizzante come quella descritta, ha dichiarato la lettrice Paola, residente proprio nel capoluogo lombardo. Il giornalista ha risposto alle parole della telespettatrice, mostrandosi contrario al giudizio espresso: trovo che Il paradiso delle signore sia una bella fiction, non distante dalla realtà di quegli anni. Le storie d'amore tormentate, i triangoli amorosi, le separazioni, i tradimenti e, in generale, gli intrighi rendono avvincenti e appassionanti le vicende del paradiso delle signore. Per alcuni telespettatori, forse un po' troppo, basti pensare al fatto che nei primi anni 60, di fatto, non si poteva parlare di divorzio né di emancipazione femminile. Alla polemica della lettrice di Nuovo TV, però, Alessandro Cecchi Paone ha voluto rispondere esprimendo un parere totalmente contrario. Da sempre l'amore e la passione animano il mondo in cui viviamo, nel tempo è cambiato soltanto il modo in cui esprimerli, ha spiegato il giornalista, aggiungendo che quelli sono stati anni effervescenti. Secondo il saggista, la motivazione per la quale afferma che la soap non sia distante dalla realtà è da ricercare nel periodo storico. Per Cecchi Paone, infatti, si trattava di anni in cui l'Italia viveva pienamente il boom economico. Dunque, le vicende mostrate rispecchiano fedelmente un periodo che fu di rilancio anche culturale. Dobresco, grafarul din tot, tot, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, buia, si, șoapă, grasul, nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La câte urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le pierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.